a conectar con clientes en Google. Mundiale in carica, Jaime Peret, che hanno già sfiorato il suo personale di 69,39, casa sua alla Habana, lanciando 68,99, che è attualmente la seconda misura dell'anno. Velocità di esecuzione mostruosa e sopra i 65 metri, anche Jaime Peret. Sarà un grande duello, signore e signori. Andiamo alla misura di Jaime Peret. Che va a 62 centimetri dal record del Golden Gala e su con 68,93 in 2018. Adesso Jaime Peret, Cuba, è la campionessa del mondo in carica. Volta è poco sopra i 65 metri, il lancio di Jaime Peret. Prende comunque gli applausi del pubblico, sarà un bel duello. Due lanci con Bertolt davanti a Jaime Peret. Il disco di Jaime Peret nella Party Day, 65 metri, anche qualcosa in più. Adesso le prime tre sono Sandra Bertolic, Jaime Peret, Festival Prudence. Ancora due lanci di qualificazione, final three. Partire dal quarto lancio viene invertita, quindi la prima a lanciare è Delia Cavaliero, mentre si stanno anche scaldando la ragazza del salto con l'asta, competizione che avrà inizio alle 19:30. From Cuba, prossima in pedana per Cuba, 66-82 al primo lancio, la campionessa del mondo di Doha 2019, presa in carica, Jaime Peret. Ora sono i 65 metri, non dovrebbe aver migliorato il suo 66-82. La prossima è la campionessa del mondo, the World Champion, from Cuba, Jaime Peret. Lancio ancora dalle parti di 65 metri, mentre la curva nord applaude l'ingresso in campo dei pesisti, tra di loro qualcuno che qui è di casa, l'applauso di Firenze sicuramente sarà per Leonardo Fabri. Turri cresciuti in questo stadio, quest'oggi a essere per 71-70, va in pedana la campionessa del mondo, sono il World Champion in Doha 2019, from Cuba, Jaime Peret.
Daniel Pérez, la gran partenza, prende la testa, forse quello che dovrebbe essere vicino al suo miglior lancio che era 66-82, comunque sopra il 65 metri.